Arsenico e vecchi merletti è l'ultimo lavoro della compagnia teatrale del Grillo. Dopo le repliche di primavera l'avete riproposto, Claudio, per un pubblico estivo. Sicuramente abbiamo letto non un giallo, non una vera commedia, non una vera farsa, ma di tutto un po'. E sicuramente gli applausi del pubblico, che il pubblico appunto vi ha regalato per la vostra bravura, per la bravura degli attori, perché specifichiamo, tu quest'anno per la prima volta ti sei occupato soltanto della regia, sei rimasto fuori dalle scene. Due domande in una: la scelta della commedia e la scelta di rimanere fuori dalle scene. Vabbè, la scelta della commedia è un classico intramontabile. Kessling ha scritto questo lavoro insieme a tanti altri, però questo è rimasto memorabile, sai le cose che riescono per una volta sola nella vita. È un testo straordinario che potrebbe apparire anche datato, nel senso che è una commedia, come dire, leggera, che ha però queste caratteristiche di parti gialle, ma non è un vero giallo, di parti da commedia, ma non è una vera commedia, di parti anche farsesche, ma non è una vera farsa. Però l'abilità di Kesselring è quella di averle riunite tutte queste caratteristiche, di averne fatto veramente un capolavoro, che ancora fa ridere, sorridere, piace. La scelta degli attori è un esperimento. L'anno scorso noi abbiamo fatto due produzioni, una con noi, i vecchi veterani della compagnia, e poi con la compagnia che abbiamo chiamato la compagnia dei giovani del Teatro del Grillo. E quest'anno abbiamo fatto questo esperimento, 4 giovani e 4 veterani, 4 anziani, se mi passate il termine. E niente, abbiamo fatto appunto questo esperimento, mi pare che sia riuscito molto bene, cioè si sono amalgamati molto bene. E merito proprio agli attori giovani e veterani della compagnia diretta da Claudio Rombolà, in grado, grazie alla loro bravura, di dominare letteralmente la platea e la scena, nella quale si respira un'atmosfera paradossale, espressa nella capacità di rappresentare la violenza nella sua forma più inquietante, perché non accompagnata da rimorso o giudizio da parte delle due ziette che ospitano le anime sole per un pasto caldo e un bicchiere di vino di Sambuco, che nasconde un mix letale da loro stesse preparato. Con le morigerate zie deve combattere il nipote Mortimer, severo critico teatrale, l'unico normale della famiglia, fratello di un pericoloso assassino Jonathan, e di Teddy, lo zio convinto di incarnare il presidente Roosevelt. È Mortimer? Quello no. Cosa? È vino di Sambuco. È quello? Oh, questo è per il signor Gibbs. Chi è il signor Gibbs? Oh no, no, fermo! Ma cosa fa? Ma se non fare ammazzare! Ma vado via! 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 Hai visto? Hai rovinato tutto, quel povero signor Gibbs! Voi non potete fare queste cose! Ma come posso spiegarvelo? Non è solo contro la legge, ma è profondamente ingiusto! Non è una bella cosa quella che fate! La gente non vi capirebbe! Neanche lui mi avrebbe capito. Non avremmo dovuto dirglielo, Edwin. Vi rendete conto che è diventata una pessima abitudine? No, Mortimer, noi non abbiamo mai cercato di non farti fare le cose che ti piacciono. Non vedo perché tu lo debba fare con lui. Sono due assassini. Oh, davvero? Ci sono 13 cadaveri in cantina. 13 cadaveri? Interessante. Ma ci sono davvero? Ma come? Ma certo, presidente. Tutte vittime della febbre gialla. Ma è una vera epidemia. Un ecatombe. E ora vado a preparare le provvigioni per le truppe. Si avvicinano tempi duri. Vogliamo presentare a questo punto sia i 4 giovani che i 4 veterani. Giovani: Salvatore Frangipane, Rossana Veraldi, Sabina Ventrice, Salvatore Salatino, che è un giovane che si corica presto, quindi è andato già via. E poi fra gli anziani, Daniele e Cristiano Rondinelli, Teresa Caristo e Jacopo Rombolà. E grazie a voi. E ora, se mi permettete, io devo andare, ho molte cose da fare. Arrivederci! E ora firmo io come parente più prossimo. Ecco qua. Mortimer, caro, noi siamo un po' preoccupate. E non vorremmo che succedessero delle complicazioni. Pensi che andranno a controllare?
fare quelle firme? Di cosa avete paura? Ma fra poco nessuno si ricorderà più del dottor Einstein. Oh, non è della tua firma che ci preoccupa, ma è della tua. Vedi, tu hai firmato come parente più prossimo. Mi sembra chiaro. Beh, noi non volevamo dirtelo, ma ormai sei grande ed è giusto che Elena lo sappia. Vedi, Mortimer, tu... tu non sei un vero Brewster? Tua madre venne assunta da noi come cuoca e tu nascesti 3 mesi dopo. E poiché era un'ottima cuoca e noi non volevamo perderla, beh, nostro fratello la sposò. Era una donna così buona e paziente. Quindi io non sono un Brewster? No, ti dispiace molto, caro. Elena! Elena, dove sei? Elena, hai sentito? Sono un bastardo, non è meraviglioso? No, l'ha presa tanto male. Elena! Elena! Mortimer, li ho visti! Ci sono davvero! Ma insomma, cosa succede ancora? Ci sono tre! Oh, niente, sergente! E sono i nostri ragazzi, si sono appena fidanzati. Che ardore! Non sono meravigliosi? Tanto la sensazione a fine commedia è di... come dire, entusiasmo, cioè, anzi orgoglio di aver partecipato, di essere entrato a far parte in qualche modo della storia della Compagnia del Grillo, che è trentennale, quindi insomma è un orgoglio. E poi aver recitato in un palcoscenico dove sono passati grandissimi attori, per me è un orgoglio veramente. Poi il fatto di avere mio padre come regista, beh, no, devo dire che non mi ha creato problemi, forse perché anche gli altri ormai lo conoscono. Cioè, non ho avuto, credo, un rapporto diverso dagli altri attori con il regista, ecco. Non ho avuto... Certo, ho il vantaggio magari che, sì, mi viene più facile in qualsiasi momento chiedergli qualche consiglio, quello sì. Però, no, non sento di aver avuto un rapporto diverso, ecco, è stato naturale. Vorrei chiedere a un veterano, invece, abituati ad avere Claudio Rombolà in scena, se hanno sentito la sua mancanza. Chi vuole rispondere? Ma che sono stati felicissimi di non avermi in scena. Felici di non averlo in scena? No, perché Claudio manca come appoggio, come persona che ti dà sicurezza anche in scena. E quindi è un pilastro quando stai in scena con Claudio, sei un po' più sicuro. Ma come regia l'abbiamo sempre avuto, poi come regia, quindi è tosto, come sempre. E forse questa volta è stato più incisivo, perché ha avuto più tempo, quindi ha guardato anche aspetti che... A volte recitando non ce la faceva, invece adesso è stato molto più puntuale. E adesso che si fa? Ora ci riposiamo e ce ne andiamo a mare, credo. Io vorrei andare molto in montagna perché non amo il mare. Abbiamo faticato tanto, questo caldo non ci ha aiutato. Adesso riprendiamo a settembre con la preparazione della stagione teatrale dell'anno 2017-2018. Con una bella novità, nel senso che abbiamo un progetto di trasferimento di alcuni spettacoli in un sito archeologico qui vicino a noi, un sito molto importante. Non dico nulla per scaramanzia, ma insomma contiamo di fare veramente una stagione strepitosa. (Applausi)